Ciao Antonio, Buonasera. Tu sei il titolare dell'azienda omonima Antonio Lombardi, sì, che sono è situata tra la strada statale tra Monte Sant'Angelo e San Giovanni. Contrada Campolato. Contrada Campolato. Ci vuoi raccontare un pochettino che cosa è successo? Si sono buttati i lupi due giorni fa, il giorno dopo altri lupi. Per un totale di? Un totale di 17-18 pecore. Una volta me ne hanno preso 7, più ci sono degli agnelli che io non ho neanche trovato, e un'altra volta me ne hanno preso 10 o 12. Oh, questi agnelli che tu non hai trovato, come verranno giustificati dall'ente parco? Perché tu ti trovi all'interno del l'ente parco nazionale. L'ente parco ti dà 60 euro, però il dottor lo devo pur dichiarare, di farlo, cioè deve mettere sul certificato per iscritto, che dicono che loro 60 euro te li danno. Il dottore non si prende la responsabilità di poter scrivere senza del microchip, perché vogliono tutti quanti i microchip. Siccome siamo nel periodo di Pasqua, quindi gli agnelli si dovrebbero incominciare a vendere, quindi abbiamo questo problema, anche perché Pasqua viene prima rispetto agli altri. Sì, ma questo è un agnello che io sono agnello da rimonte, che ho cresciuto, che mi hanno fregato, perché andavano dietro le pecore. No, noi abbiamo visto qualche foto un pochettino che tu mi hai passato per quanto riguarda lo strazio che si è avuto. In termini economici, quelle pecore quando valevano in totale, un complessivo del danno? Il danno complessivo? Sui 2.000 euro. 2.000 euro, quindi te ne riconosceranno? Una 1.000 euro. Una 1.000 euro, se la prendi. Senza calcolare poi il fatto della vendita degli agnelli che doveva... Qualcuno era gravida per quanto riguardava... Erano 6 pecore gravide, stavano assicurato. Cioè, ho trovato i feti, tanto è vero che c'era una capra con 2 caprette, pure se l'è mangiata. Senti, ma è vero che comunque in questa zona c'è il susseguirsi di queste azioni predatorie da parte di lupi? Cioè la presenza è molto alta? Allora, la sera prima io l'ho visto qui in mezzo davanti, vicino alla masseria, perché c'ho i cani, hanno abbeato qui vicino, non sono avvicinato, ne ho contato 7, e verso le 6:15, così come hai fatto a contare, l'ho visto tutto con la lampadina, stava tutto bello affilato. Col farlo, visto. Ho capito, senti, ma io so che avete problemi per poter fare dei recinti come si deve, perché il Parco Nazionale pensa che fare dei recinti con i soliti paletti di legno e fila di spinato possa bastare. Secondo te quel tipo di recinzione per il riparo degli animali può essere valido per la sicurezza dei tuoi animali, no, o è una cosa inutile? Non è valido lo stesso, perché una specie anche inutile. Se ci metti la rete, ora ci passano dentro, saltano. Senti, per i cinghiali invece mi sai dire qualcosa? Per i cinghiali qui siamo pieni, fino sopra i capelli. Ne vede le squadre a 20, a 30, a 40, 15, la mattina presto, di qua. Tant'è vero che sono usciti fuori strada con la macchina. Anche perché tu di qua, insomma, noti benissimo la strada, e quindi sei in una posizione che puoi notare qualunque cosa succeda all'esterno, no? Esatto. E quindi gli incidenti sono anche abbastanza frequenti. Abbastanza frequenti ci sono. Senti, che cosa chiedi tu oggi al parco? Al parco? Ti prendi tutti i lupi se mettessi dentro il parco. Senti, ma c'era una volta, se non vado errato, c'era un amico, un soggetto, un presidente di un comitato che ha cercato di lottare per la vostra tutela contro il parco. Come mai si è sfaldata questo comitato? Ah, questo non lo so perché si è sfaldato, non lo so. A me, io sinceramente, all'auditano l'ho mantenuto e mi sono stato zitto, ma adesso ne sono esausto. Quindi c'è la possibilità che corri il rischio di chiudere l'azienda se continui così? Ma come che chiudo l'azienda? Dove vai a prendere i soldi per comprare altre pecore? Li cresci e non te li fanno crescere perché i lupi ti arrivano addosso. Puoi stare dietro a loro. Qua stiamo proprio nei guai pieni. Capito. D'accordo. Beh, ti auguro tanti auguri e miglior vita. Grazie, Antonio. Grazie a voi del pensiero e della registrazione.